Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, è uscita, sta per uscire, siamo pronti a ricevere la patch note 5.21 di Fortnite. Ovviamente ragazzi, la tanto attesa patch notes ha come apice del suo sviluppo l'arrivo del nuovo fucile di precisione pesante, il Barrett 50, ragazzi, che dice la descrizione infliggi danni devastanti ai nemici e in particolare alle strutture, con l'ultimissima arma ritrovata in battaglia reale, il fucile di precisione pesante. Modifiche davvero interessanti per questa patch notes, anche perché entra una nuova modalità a tempo limitato, anni 50 a palla. Praticamente questa è una modalità che si rivela come una variante della modalità 50 contro 50, una delle più amate di Fortnite. È ancora più accentuata su questo tipo di meccanismo. È possibile adesso schierare continuamente i deltaplani in caso di caduta da grandi altezze. Le granate ad impulsi, le piattaforme e le piattaforme di lancio vengono generate su tutta la mappa. Si può davvero spiccare il volo verso altezze vertiginose. Abbiamo il bottino, le munizioni e i livelli sono uguali a quelli delle 50 versus 50. Quando siamo oltre i 10 metri di altezza, basta premere il tasto per saltare per schierare nuovamente il deltaplano. Hanno aggiunto le granate d'impulsi nei bottini a terra e hanno ridotto la chance di generare trappole ad aculei, quelli da soffitto, da pavimento, quelli che vengono su, gli aculei. Hanno aumentato invece le chance, come dicevamo prima, della generazione delle piattaforme da lancio e delle piattaforme salterine. Ovviamente, ragazzi, le statistiche del nostro profilo non verranno contate per quello che riguarda questa nuovissima modalità. Ne arriverà un'altra, ragazzi, la sfida tra cecchini, un altro classico di Fortnite Battle Royale. Ovviamente ci si affronterà solo ed esclusivamente con i fucili di precisione. Hanno tolto i fucili d'assalto col mirino, sono stati rimossi, quindi non esistono gli ACOG in questa modalità. Hanno aggiunto il fucile di precisione pesante invece. I dettagli della modalità dicono che ovviamente le uniche armi che troveremo sono i cecchini. Hanno ridotto la probabilità di trovare il bottino a terra del 50% e le statistiche del profilo invece verranno tracciate in questa modalità. Sappiamo ragazzi che il nuovo fucile epico avrà la variante epica e la variante, cioè il nuovo fucile pesante avrà la variante epica e leggendaria. Lo troveremo nel bottino per terra, nei forzieri, nelle consegne di rifornimenti e anche nei distributori automatici. 150 danni al corpo per un 150 danni per la versione epica, 157 per la versione leggendaria. Ci costa veramente parecchio però ricaricarlo, perché dovrebbe volerci credo dai 3 ai 4 secondi. Fanno questi proiettili 1000 di danno agli edifici, quindi ragazzi si può utilizzare tranquillamente per buttare giù le strutture. Abbiamo però ragazzi il problema che questo fucile di precisione ha una gittata minore rispetto agli altri fucili che siamo abituati ad usare su Fortnite. Hanno modificato anche la mitragliatrice, il moltiplicatore per il colpo della mitragliatrice è stato ridotto da 2,5 a 1,5. Finalmente un piccolo nerf anche per le mitragliatrici, ci stava. Le granate adesso consentono di finalmente fare la sfida della settimana 5, infliggi danni ai giocatori con una granata appiccicosa, puzzolente o granata per chi avesse questo bug. Hanno modificato finalmente anche il bug delle texture, dicono che è stato sistemato, quindi tutto ok. Modifiche anche per Save the World, arrivano delle nuove missioni, l'orda settimanale abietti antiproiettile, 1500 di gold come ricompensa e come
missione rifatta più di una volta, 75 biglietti del compleanno probabilmente. Hanno rimosso le limitazioni per il grado di potenza nelle missioni di sfidare l'orda. Oh, che figata, possiamo fare le orde in qualsiasi caso, GG. Infatti, e hanno corretto dei bug per i quali il modificatore delle missioni non appariva tra un'orda e l'altra. Finalmente hanno sistemato il livello 28 di consegna alla bomba, che non dava praticamente la missione quando si attaccavano i binari, e i superstiti e gli oggetti in carico non appaiono finalmente più come scatole arancioni. Negli eroi, ragazzi, da mercoledì 15 agosto avremo un nuovo costruttore macchinista, Tora, quella che praticamente c'è anche su Battle Royale, e corretti alcuni bug nel gioco dove il lanciarazzi occupava gran parte dello schermo. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video che parlava della Patch Notes 5.21. Un bel like se vi è piaciuto, iscrivetevi in tanti al canale, noi ci vediamo stasera in live. Ciao!